Benvenuti a Prima Pagina Salute. Semaforo verde del Ministero della Salute all'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti over 65. Restano esclusi però i soggetti estremamente vulnerabili. Quali sono le caratteristiche del vaccino? Ne parliamo con il professor Antonio Cascio, direttore dell'unità operativa di malattie infettive del Policlinico Giaccone di Palermo. Benvenuto, professore. Buongiorno, buongiorno a voi. Eccoci qui. E allora, qualche giorno fa, sono giunte, circa 684.000 dosi all'aeroporto di Pratica di Mare. Oggi, in teoria, dovrebbe essere iniziata la distribuzione nelle varie regioni. Il vaccino AstraZeneca è un vaccino, a vettore virale. A differenza dei vaccini Pfizer, BioNTech e Moderna, che sono vaccini a mRNA. Ecco, vogliamo spiegare a chi ci guarda in cosa consiste questa differenza? Sì, è la tecnologia che cambia, diciamo, lo scopo alla fine è sempre lo stesso. Noi col vaccino non vogliamo ingannare il nostro organismo, fargli credere che viene in contatto con l'agente infettivo, il nostro organismo produce gli anticorpi e stimola e mette su le difese sia dell'immunità umorale che cellulo-mediata. E questo lo si può fare con tantissime strategie. Una di queste, la più moderna, è proprio quella che prevede l'utilizzo del mRNA, ovvero dell'RNA messaggero. RNA messaggero che viene veicolato da una piccola particella di grasso, quindi che si chiama liposoma, che viene iniettato, i liposomi contenente l'mRNA raggiungono le nostre cellule, il liposoma si fonde alle nostre cellule perché le nostre cellule hanno una membrana che è fatta di grassi, il liposoma è fatto di grassi e permette l'ingresso dell'mRNA all'interno della cellula dove l'mRNA determinerà la produzione delle proteine spike, le proteine tipiche appunto del virus. Queste proteine fuoriuscendo dalla cellula faranno sì che il nostro sistema immunitario venga stimolato e produca gli anticorpi. E questa è una strategia. Altra strategia è quella invece dell'adenovirus non replicante utilizzata dal vaccino AstraZeneca, cosiddetta del vettore virale. Perché noi cosa si fa in questi casi? Si prende un virus che provoca normalmente il raffreddore nella scimmia, lo si modifica in maniera tale che non possa replicare, quindi che non possa provocare una infezione nell'uomo. In ogni caso non potrebbe farlo perché il virus dell'adenovirus della scimmia provoca infezione della scimmia e non nell'uomo. Comunque, in ogni caso lo si rende handicappato, nel senso che si fa in modo che il virus non possa replicare. E in questo virus si inserisce un DNA, materiale genetico equivalente all'RNA del virus del coronavirus. Così cosa succede? L'adenovirus penetra all'interno della cellula e stimola, e fa sì che la cellula produca le proteine codificate dal DNA portato dal virus stesso e quindi viene prodotto alla fine la proteina spike. Quindi si ottiene esattamente lo stesso effetto di quello che si otteneva col vaccino ad mRNA, solo che in questo caso viene utilizzato un virus, nell'altro caso viene utilizzata una particella di grasso che comunque per dimensioni, per tipologia, somiglia assolutamente a un virus, perché i virus sono alla fine volendo delle piccolissime particelle che in molti casi hanno un rivestimento lipidico, quindi assolutamente simile. Dico, queste cose interessano alla fine un po' poco, diciamo, al pubblico, magari ormai tutti ci stiamo appassionando alle caratteristiche dei vaccini, però dico, diciamo, in teoria non dovrebbe fregarne
niente a nessuno del fatto di come è fatto il vaccino. Quando ci vacciniamo contro il tetano, non so quante mamme si chiedano, ma il vaccino contro il tetano come è fatto? Il vaccino contro il Certo. morbillo come è fatto? Non, certo, in effetti Comunque, sono dubbi che non sì. sono stati mai presenti nelle mamme, ecco, della maggior parte, della popolazione, però adesso, sicuramente è aumentata la coscienza sanitaria, no, professore? Assolutamente, è giusto parlarne perché obiettivamente questa tecnologia del virus dei vaccini d'mRNA, così pure quella dei vettori virali, è una tecnologia nuova. Quella del vettore virale è stata studiata con successo per il virus dell'Ebola, per il quale ora abbiamo un vaccino. E quindi anche nella messa a punto di questi nuovi vaccini, che è stata fatta molto rapidamente, questa è stata un po' una critica che è stata fatta, ma come magari i malpensanti hanno detto, ma come hanno fatto presto, probabilmente si è lavorato male. No, si è lavorato bene, in fretta e soprattutto con le esperienze fatte per le epidemie passate, soprattutto per quanto riguarda i vaccini appunto a vettore virale, quello dell'Ebola. Poi la Ottimo. tecnologia dell'mRNA è una tecnologia, diciamo, bellissima perché diciamo, permette anche in pochissimo tempo di modificare l'mRNA che noi vogliamo introdurre. Quindi sappiamo bene come purtroppo si stanno sviluppando delle varianti e alcune di queste potrebbero rispondere male agli anticorpi evocati dalla somministrazione dell'attuale vaccino. E quindi non è escluso che noi fra 6, 9 mesi o 12 mesi avremo un vaccino polivalente che contenga l'RNA che codifica per le diverse varianti. Noi Certo. ogni anno ci vacciniamo contro l'influenza con un vaccino che contiene diversi ceppi virali, gli antigeni di diversi ceppi virali che sono i virus influenzali che girano nell'emisfero in estremo oriente nella stagione estiva precedente. Quindi è così pure noi potremmo teoricamente l'anno prossimo pensare di avere a disposizione un vaccino che contenga, se dovesse essere necessario, questi diciamo antigeni delle varianti, magari un vaccino polivalente. Certo, ecco. Professore, questo potrebbe essere sia appunto il vaccino a mRNA, ma anche quello a vettore virale, giusto? Abbiamo detto che. Sì, diciamo che mettere a punto un vaccino d'mRNA con un pezzo di mRNA un po' diverso è qualcosa di molto elementare, diciamo, ra rapido. Invece mettere a punto il vettore virale credo sia un po' più complesso. Dico, lo si potrà fare, ci vuole un po' di tempo in più, ma lo Sì, si fa anche sì, sì. facilmente. Va bene, senta, l'efficacia, appunto, l'efficacia del vaccino AstraZeneca rispetto agli altri. Alcuni l'hanno criticata perché è un po' bassa. Invece, ecco, spieghiamo, in cosa consiste l'efficacia. Allora, quello che noi veramente vogliamo ottenere dal vaccino è di ridurre la mortalità della malattia, la letalità. E questo di fatto lo si ha con tutti. Dai primi studi registrativi si è visto che l'efficacia era più alta con i vaccini ad mRNA, quindi quello Pfizer e quello Moderna. Però io non mi stancherò mai di ripetere che gli studi registrativi, pur essendo ovviamente degli studi condotti assolutamente bene, sono condotti su un numero relativamente limitato di persone che tante volte non includono persone che hanno comorbidità, persone che hanno determinate patologie. E quindi o per esempio sappiamo bene anche che non hanno incluso i bambini e quindi non c'è per adesso l'indicazione nei bambini.
Sono soltanto gli studi di real life, cioè quelli che vengono fatti in grandissime migliaia, migliaia, anzi milioni di persone che ci permetteranno veramente di capire qual è il più efficace, qual è il migliore. E di fatto nella pratica clinica il vaccino AstraZeneca si è dimostrato, è stato fatto in Scozia, è stato fatto con risultati eccezionali. Quindi da questo punto di vista noi, ma io lo dico a parenti, amici, con tutta in sincerità, tranquillamente, fatevi il vaccino AstraZeneca, fate il primo vaccino che vi capita, che vi viene offerto senza stare a fare gli schifiltosi, voglio questo, voglio quell'altro, perché obiettivamente sono tutti buoni e non possiamo al momento, apparentemente, appunto, ripeto, dai primi studi sembrerebbe che quello abbia un'efficacia leggermente maggiore. Però il cavallo, come si dice, si vede nel lungo tragitto, quindi sarà poi la storia a dirci magari, ah guarda, quelli che hanno fatto il vaccino AstraZeneca alla fine sono andati meglio di quelli. La Certo, malattia è una assolutamente. malattia che è nuova, e la storia dei vaccini è nuovissima, quindi secondo me è sbagliato prendere delle posizioni e dire no, non voglio farlo, quello è migliore, insisto, batto i piedi, voglio fare questo o quell'altro. C'è da dire, da far capire un po' a tutti che i vaccini sono sicuri, nel senso che né il vaccino ad mRNA né quello con l'adenovirus non replicante possono portare delle infezioni nella persona vaccinata. Quindi anche la persona immunodepressa, la persona malata, dico, non sono pericolosi per nessuno. Questo deve essere chiaro, perché questo purtroppo non è chiaro. Certo. I vaccini non sono pericolosi per nessuno, quindi teoricamente possono farli tutti. L'unico problema è che una persona immunodeficiente potrebbe non rispondere producendo gli anticorpi, quindi nonostante abbia fatto il vaccino, potrebbe non essere protetta. Questo è l'unico problema. Senta, professore, no, e poi comunque l'efficacia si sta già dimostrando perché sono diminuiti i ricoveri dei pazienti in terapia intensiva, quindi insomma vi è già un certo risultato. Senta, professore, la modalità di somministrazione in questo caso qual è? No, allora è esattamente la stessa per i due tipi di vaccino. Allora, per quello Pfizer la distanza dal 21° giorno dalla prima somministrazione, per Moderna al 28°, per questo all'inizio era il 28°, poi si è visto che da alcuni studi appunto inglesi, alcune analisi, è un vaccino fatto, la seconda dose fatta a distanza di alcune settimane dopo, insomma, di 12 settimane, insomma, dalla prima somministrazione, avrebbe garantito addirittura un'efficacia maggiore, e quindi è stata adottata questa strategia. Questa strategia in realtà era stata adottata un po' anche a prescindere all'inizio dai risultati che ancora non c'erano di questi studi, perché teoricamente, appunto, io intanto faccio la prima dose al maggior numero di persone possibile, quindi do una certa protezione a tutti. Certo. Questo poi è stato criticato giustamente anche dalle nostre autorità sanitarie, perché se noi abbiamo un vaccino che è stato sperimentato con un determinato protocollo, tecnicamente è corretto somministrarlo così come è stato sperimentato, quindi nessuna critica per i nostri, diciamo, amministratori, per il nostro CTS, dico, non mi sento di criticare. Questa è una strategia, diciamo, in quel caso si è fatta una sorta di sperimentazione in vivo di massa, ma comunque con la massima sicurezza, perché la storia ce lo, bene o male ce lo insegna, diciamo, non è questo il primo vaccino, sappiamo bene come la dose l'intervallo fra la prima e la seconda dose del vaccino, dico, può variare da vaccino a vaccino e sicuramente non saranno i 7, 15 giorni, 20 giorni a far cambiare in maniera sostanziale la risposta, addirittura in questo caso sembrerebbe che la risposta migliori, quindi Certo, che ben ma noi venga. quindi adotteremo questo protocollo, giusto? Ecco. Sì. Senta, professore, vi sono delle reazioni avverse? Sono state riscontrate delle reazioni avverse?
Sì, diciamo, le reazioni avverse sono assolutamente comuni con le vaccinazioni, così anche con le somministrazioni di antibiotici, di altri farmaci, fanno parte un po'. D'altra parte, noi andiamo ad aprire le schede tecniche, i bugiardini dei farmaci, e se andiamo a leggere tutti i potenziali eventi avversi di qualsiasi farmaco, ci viene di, insomma, probabilmente non prenderemo quel farmaco. Quindi, allora, dico, non, gli studi. Già l'hanno messo in evidenza alcune reazioni molto comuni, come quello l'arrossamento nella sede dell'inoculo, oppure la dolenzia al braccio o leggero malessere. Queste sono cose assolutamente comuni, un po' con tutti i vaccini e non preoccupano. Dico queste. Poi sono capitate, sono state registrate ogni tanto, per carità, la notizia di ieri della stampa di un militare deceduto. Ma io dico questo più volte, ho detto, se noi stiamo vaccinando 60 milioni di persone, purtroppo è normale che magari per cause misteriose qualcuno ogni giorno muoia. E se quella persona che doveva morire è morta magari il giorno prima, 2 giorni prima, 3 giorni prima, o 7 giorni prima aveva fatto il vaccino, si dirà, ma guarda, probabilmente chi lo sa se è colpa del vaccino, oppure qualcuno dirà, sì, è sicuramente colpa del vaccino, anche se non lo è. Però Certato, dico, ci vuole non è un ci caso per vuole cui c'è stata la causa e l'effetto vaccino morte, no, questo no, però assolutamente, dico io assolutamente no, non è collegato in no. maniera giustamente sia sanitaria che appunto accertata in maniera professionale, cioè una voce, ma Sì, professore? no, infatti sì, non è ancora, non è stato fatto nessuno, non c'è No, nessun allora io volevo dato chiederle ufficiale. anche, le persone vaccinate possono trasmettere comunque l'infezione ad altre persone? Allora, tanto per cominciare, c'è da sfatare una piccola leggenda metropolitana che correva alcune settimane fa, cioè che una persona vaccinata subito dopo il vaccino poteva essere contagiosa per altre. Ovviamente questo non aveva nessun razionale, eppure tante persone lo dicevano, quindi questo ovviamente è una sciocchezza, quindi questo no. Allora, poi una persona vaccinata teoricamente potrebbe, se viene a contatto con una persona che contagia, potrebbe contagiarsi e potrebbe ospitare sulle proprie mucose nasali, rinofaringee, transitoriamente il virus e teoricamente potrebbe anche contagiarlo ad altri. Io dico teoricamente perché di fatto diciamo noi abbiamo dei dati più consolidati col vaccino AstraZeneca perché si è visto che le persone vaccinate con il vaccino AstraZeneca in cui sono state saggiate per la ricerca di infezioni asintomatiche già nel 70% dei casi di fatto non avveniva. Ora comunque saranno gli studi nel campo che ci potranno mettere, appunto, gli studi in real life, che ci potranno far capire se realmente una persona vaccinata, in quali percentuali si infetta e addirittura in quali percentuali potrà essere fonte di infezioni per altre. Io non, per adesso viene raccomandato addirittura la quarantena per i soggetti vaccinati. Se una persona vaccinata che abbia un contatto stretto con una persona positiva, teoricamente viene raccomandata la quarantena. Per carità, io personalmente non ritengo che questo sia necessario, però bisogna attenersi alle disposizioni. In ogni caso, anche a maggior ragione, una persona vaccinata che dovesse essere venuta a contatto con un stretto senza protezione con una persona infetta, è giusto che continua a indossare la mascherina come Certo. si fa normalmente e lo faccia meglio. Io sono assolutamente fiducioso che sarà protetto e che non contagierà nessuno, però visto che è tutto nuovo, è giusto essere Certo. prudenti fin quando lo possiamo dire a Certo, chiare lettere. anche perché così la raccomandazione è questa. Senta, professore, un'ultima domanda. Ecco, quanto dura l'efficacia? Alcuni dicono 6 mesi, 8 mesi, bisogna vedere, bisogna farsi un esame subito dopo per vedere quanti anticorpi hai nel sangue, eccetera.
Cosa possiamo dire appunto a chi ci guarda da casa? E allora, sì, diciamo c'è stata un po' la corsa al laboratorio di analisi per sapere, ma io ho risposto al vaccino, come ho risposto, qual è il mio titolo anticorpale. E purtroppo, diciamo, questo non è stato proprio correttissimo, nel senso che i laboratori di analisi che fanno la determinazione per capire appunto qual è il titolo anticorpale utilizzano kit diversi, metodiche diverse, operatori diversi, quindi Ecco, anche i risultati, e lo facciamo io diciamo anche e lei, questo, magari appunto. siamo, può essere che magari che lei sia più protetta di me, ma nel referto mio ci sia un numero più alto di quello suo. Giusto per essere chiari, e quindi magari diciamo, le persone possono confondersi, e non solo le persone, ma anche i medici, i colleghi, insomma, c'è molta confusione in questo ambito. Quindi io sinceramente non raccomando routinariamente di andare a fare la ricerca degli anticorpi per vedere se uno è protetto. Lo raccomando però agli operatori sanitari. Perché giustamente io, operatore sanitario che lavoro con pazienti fragili, oppure io stesso rischio di potermi infettare, sinceramente vorrei sapere se sono protetto, se rientro in quella minoranza dell'1%, 2% delle persone. Dico questi numeri così bassi perché poi alla fine si sta vedendo che le persone vaccinate tutti quelli che hanno fatto il vaccino hanno risposto, quindi anche questa copertura, che si diceva l'efficacia del 70%, del 90%, ma qua stanno rispondendo tutti, quindi abbiamo delle risposte migliori di quelle che inizialmente si Si aspettavano. aspettavano, sì, Quindi da questo certo, punto di vista tanto risposte ottimismo. Sì, anche incoraggianti. perché, esattamente, anche perché c'è da dire poi che il nostro sistema immunitario risponde non solo con la produzione degli anticorpi, ma anche con l'immunità cellulomediata. E questa non è facilmente misurabile in laboratorio. E quindi noi siamo fiduciosi, abbastanza fiduciosi, che anche se dovessimo avere quantità basse di anticorpi, l'immunità cellulomediata ci aiuti a superare l'infezione senza sintomi o con sintomi lievi. Protezione, professore. Sì, forse c'è stato un attimo, è mancata la connessione, io forse ho perduto una Le battuta. ripeto la domanda: quanto potrebbe Sì. durare questa protezione, ecco, del vaccino AstraZeneca? Stiamo parlando di Sì. AstraZeneca, però insomma, in teoria, così, per avere un'idea. Guardi, io le do dei numeri, io non ho la palla di vetro, è tutta nuova in questa malattia, ma generalmente si dice che il tempo di dimezzamento del titolo anticorpale sia di 120 giorni, quindi ogni 2 mesi il titolo anticorpale teoricamente si dovrebbe dimezzare, però ripartiamo da quel concetto iniziale, ma con quale tecnica, in quale laboratorio? Era un titolo, erano degli indici diversi da quelli, perché tante volte le metodiche sono semi-quantitative, quindi non è facile anche dare questa risposta in maniera tecnica, però se io le dovessi scommettere qualcosa, io direi che la protezione un anno dura. Ecco, un Quindi se anno. Ma si... come il Esatto. vaccino antinfluenzale che si fa a inizio dell'anno scolastico, ecco, diciamo, no? Prima della stagione influenzale, in teoria dura un anno, protegge l'individuo per un anno, no? Dall'influenza naturalmente normale, non è la stessa cosa, ovviamente parliamo di due cose diverse, però ecco, per avere un'idea, quel vaccino, bene o Sì, male, no, protegge. in realtà quello verosimilmente protegge anche per più di un anno, ma annualmente, o meglio stagionalmente, per quello sono influenza stagionale, viene fatto un vaccino che contiene i virus che circoleranno in quella determinata geografica nei mesi successivi. Quindi non è che lo si fa per fare diventare più forte la risposta anticorpale nei riguardi del vaccino dell'anno prima e quindi faccio un richiamo. No, io faccio il vaccino contro un virus che mi aspetto che circolerà nei mesi successivi. Capito. Quindi noi quando facciamo il vaccino antinfluenzale, verosimilmente io quest'anno sono ancora protetto contro i virus che ho fatto 2 anni fa.
in buona sostanza. Sto dicendo così in maniera molto semplicistica questo concetto, dico però, Va ripeto, bene. quindi un anno io lo darei per Un buono. anno lo darebbe per buono, ecco. Va bene, noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ricordiamo appunto il professore Antonio Cascio, direttore dell'unità operativa di malattie infettive al Policlinico Giaccone di Palermo. Grazie, professore. Grazie a voi, arrivederci.